Bene ragazzi, allora la novità di questo tipo di avvolgimento che stiamo facendo, che ci accingiamo a fare, è un avvolgimento monofase, rapporto fase, il circuito di spunto 2-1, però lo facciamo che c'ha lo stesso passo, passo 1-7, questi sono 24 canali, passo 1-7, prendiamo la misura per una sola misura per tutti e due i tipi di avvolgimento. E adesso procediamo a fare, poi vi faccio vedere. Ecco, qui l'abbiamo preso un po' comodo perché cioè, tanto possiamo lavorare, spingere, c'è un sacco di spazio dentro il motore, guardate qui ragazzi. Qui di giù è lo stesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, capito? 7, vi faccio vedere adesso, diciamo la così potete rifarlo pure voi, ecco qui, ecco qua, ecco qui, c'è molto spazio, però capito? È un avvolgimento imbricato, cioè tutte le matasse sono uguali, uno dietro l'altro, capito? Si susseguono. E quella normale e quella di spunto sono uguali, mi raccomando. Quindi una sola misura per tutti e due i tipi di avvolgimento. Ecco qui siamo un po' comodi, va bene. Siamo comodi, tanto c'è lo spazio dentro, quindi possiamo lavorare con comodità. Già ho preso le misure diciamo, del nostro... Per quanto riguarda... Che vi devo dire, per il filo invece dello 0,071 0,80, lo 0,80 in questo momento la nostra scuola è sfornita, abbiamo preso 0,65 che ci aveva, adesso si trova lo 0,63, comunque ci abbiamo lo 0,65 più lo 0,85, ci dà lo stesso, proprio lo stesso valore della sezione a livello di millesimi proprio di differenza, quindi andiamo avanti. E quindi abbiamo preso 0,85 e 0,65. Adesso vi faccio vedere, ho già preso la misura così affrettiamo un pochettino, andiamo un po' più veloce. Guardate qui ragazzi, guardate, ecco qua, vedete, ecco qua, quindi ci stiamo, possiamo procedere. Sono esattamente quante spire sono? Allora giusto, sono 44, visti 43, quindi no, 44, eccediamo, appunto usiamo lo stesso costo. E per quanto riguarda la, diciamo, quella di spunto, vediamo come diciamo, la possiamo usare sia, ecco, sia lo 0,71, sì, forse questo ci conviene, perché sono 84 spire, 0,95 spire, 75 quella della Marelli, era 2x0,75, era 42, quindi 84 spire, quindi sarebbe 95 spire, ma facciamo 97 spire di 0,71, con quello che ho capito, che non è tanto importante ricordare ragazzi la sezione quando la perdita nel ferro per il ciclo di steresi, quindi andiamo avanti con lo 0,71 per 97 spire, eccediamo un pochettino, lavoriamo comodi anche per quanto riguarda le spire, ecco qua, allora andiamo avanti, ecco, aspetta, ecco qui, così facciamo fare un giro, 0,85 più 0,65 ragazzi, capito? Poi non dire che non avete capito, beh, piano piano ci accingiamo a fare questo motore particolare, ma non vi dico niente, fino alla fine vi tengo in sospeso, un motore che attualmente diciamo, non lo so, penso che non esiste in commercio, quindi faremo un motore alla Joss, proprio particolarissimo. Ecco, che poi usciamo invece uscire con i fili, usciamo col cavetto, va. Usciamo col cavetto e non utilizzeremo la mostettiera, ora usciamo direttamente per provarlo col cavetto, che è meglio.
44 3. Ecco qua, quindi senza interruzione, 4 matasse senza interruzione. Ecco qua, abbiamo finito a metà della fase di normale. Attacchiamo. No, altra matassa di giusto. Ah, va bene, andiamo avanti. Ecco qui, adesso abbiamo finito. Il nome del Signore. Ecco qui. Si è attaccato. Thank you.
Ragazzi, vi rivelo un segreto, oggi è l'ultimo giorno di lavoro del 2012, quindi adesso la prossima puntata la faremo anno nuovo. Oggi è il 28 dicembre del 2012. Grazie.